Siamo alla prima esperienza di campo in collaborazione con Libera, è la prima edizione del campo anche una sola persona conta. E il campo sostanzialmente però prosegue quella che è l'attività del gruppo scout sul territorio, che è un'attività ovviamente educante. Cerchiamo di tracciare percorsi educanti sani. Percorsi di giustizia e legalità in un territorio difficile, in un territorio che produce devianza e marginalità, in un territorio dove i ragazzi sono facile preda della malavita organizzata. È un territorio molto fragile, quello di Archi, anche per la presenza ormai da quasi un anno dei migranti che hanno sede presso l'ex struttura adibita a polo universitario della facoltà di giurisprudenza, migranti quasi tutti minorenni, che rappresentano però una risorsa per il territorio. Chiunque si trovi ai margini, chiunque si trovi in difficoltà è una risorsa, è qualcuno da tirar dentro, qualcuno da includere. L'esperienza del campo vuole essere appunto un'esperienza formativa per coloro che vi parteciperanno, un'esperienza che insegni come in un territorio difficile, in un territorio anche pericoloso, sia possibile creare giustizia, creare legalità, creare sicurezza, includendo, accogliendo e includendo chi sta ai margini, chi sta fuori. Perché, come dice Don Ciotti, la città sicura è la città che include, la città che accoglie.